cosa che ha detto Luisella è un grande tema per Matteo Renzi. Lei ha detto non fidarsi di Matteo Renzi è un assioma, e questo lo pensano anche molti in politica, cioè forse è il vero vulnus su cui Renzi dovrebbe lavorare, no? Perché lo stai sereno, tutta questa roba qui ormai è una specie di reputazione. Ma diciamo, intanto è impressionante come Renzi, con questa sua iniziativa politica, che secondo tanti sondaggisti è piccola, è limitata, non avrà futuro, ho sentito le parole in questi giorni, Prodi lo yogurt, D'Alema ha detto Renzi è finito, è incredibile come faccia tanta paura sempre Renzi, cioè mette insieme tutti, D'Alema e Prodi che si sono odiati per una vita, Salvini e la Costa Magna, cioè, si è ripreso la pensano tutti uguali su Renzi, la pensano tutti uguali, sono tutti uniti contro Renzi, evidentemente fa tanta paura. Non mi spiego perché. Io penso che a Renzi, che ha fatto una cosa personalmente, e non riguarda solo lui, riguarda anche tanti noi che hanno fatto una battaglia, ricorderete il senso di me. Perché vuol dire che Luciano Nobili dal PD è passato in Italia Viva. Abbiamo sottopanciato già Italia Viva, per questo punto voglio sottopancia attuali. Quindi abbiamo lì due giorni sottopancia. No, dicevo... Renzi ha fatto una scelta per lui personalmente molto costosa, ma se da un mese a questa parte Salvini non è più al Viminale a far danni ed è tornato al Papete, se da un mese a questa parte l'Italia non è più isolata in Europa ma è tornata a far sentire la sua voce in Europa e anche a costruire delle soluzioni con l'Europa, se gli italiani a dicembre non avranno il salasso dell'aumento dell'IVA che il governo Salvini 5 Stelle aveva prodotto... Ha ragione Sgarbi, ti do Sgarbi che diceva, forse... non è il governo Zingaretti Di Maio, è il governo Renzi e Grillo. Dopodiché sullo yogurt, se posso... No, è tutto merito di Renzi, cioè veramente... Se posso solo sullo yogurt... A me lo yogurt globale. Piace molto e credo che piaccia molto agli italiani, magari prendessimo tanti voti quanti vasetti di yogurt si consumano. Io stamattina, dopo aver letto l'intervista di Prodi, ne ho mangiati due invece che uno. Con i perché la gente poi non tutti leggono i giornali in maniera così maniacale come noi al mattino. Oggi c'è una grande intervista su Repubblica di Romano Prodi che dice che il partito di Renzi, quando ha sentito il nome, no, Italia Viva, gli ha ricordato uno yogurt con i fermenti vivi, e però tutti i vasetti di yogurt hanno una scadenza ravvicinata, dice questa... Io ho cominciato a fare previsione di Prodi. Sappiamo anche che effetto fanno. Io da ragazzino ho cominciato a far politica seguendo Romano Prodi, l'esperienza dell'Ulivo e tutto quanto, però fossi Romano Prodi che un anno fa, il 4 marzo del 2018, ha costruito un suo partito che si chiamava Insieme, col simbolo dell'Ulivo, e che a elezioni politiche ha preso lo 0,6%, è anche un numero che a me fa piacere, è il previsto della mia città, quindi va benissimo, però diciamo, se fossi lui, la battuta sui partitini, la scadenza, sì, però lui dice una cosa seria che dice a mio parere in questa intervista, sentiamo anche adesso l'opinione di Sergio, e dice il partito personale funziona una sola volta, cioè dice, lui ma non è un partito personale, lo può rifare il partito di Renzi sarà un partito delle persone, non un partito personale, un partito delle persone e non del ceto politico, l'abbiamo costruito per smettere di litigare e preoccuparci delle persone. Adesso è curioso che, come al solito, ogni volta che c'è un'iniziativa politica di Renzi, tac, arriva l'inchiesta. Allora, facciamo una cosa, Nobili, arriva l'inchiesta. Le distanze dalla sinistra e dica che c'è la giustizia orologeria, la scissione è definitiva. Noi abbiamo fiducia nella magistratura. No, assolutamente. Noi abbiamo fiducia nella magistratura che faccia tutto quello che devono fare, che indaghino tutto quello che devono indagare, che accertino tutto quello che devono accertare. La Leopolda è un esempio di studio per trasparenza di finanziamenti ricevuti e per tracciabilità di ogni cosa. Vedremo cosa succederà, siamo tranquillissimi. Dico solo una cosa, altro che traffico di influenze. Se venite dal 18 al 20 ottobre a Leopolda, una cosa la trovate sicura, tanto traffico, ma non di influenze, tanto traffico, perché verrà un sacco di gente.